sono molto soddisfatto del lavoro fatto, è stato un lavoro difficile, è ancora un lavoro difficile e complicato perché è una riforma vera. Capisco le obiezioni, capisco le critiche, capisco tutto, perché proprio perché è una riforma vera che cambia il modo, che cambia le routine, che cambia gli approcci, che cambia il modo di comportarsi, e questo determina qualche reazione, ma noi siamo convinti assolutamente che è la strada giusta, perché anticipiamo il futuro. E sono particolarmente soddisfatto anche perché questa riforma ha un'attenzione molto importante sulle persone, sugli ultra sessantenni, no? Giusto? E quindi, essendo parte in causa, dico ben venga una riforma, no, sulle persone anziane. Quando si parla di cronici si parla soprattutto di persone anziane, oltre alle persone con disabilità naturalmente, a cui prestiamo grande attenzione, ma i malati cronici, le persone con cronicità, sono persone che non hanno bisogno di essere ricoverate al Niguarda per un intervento urgente, hanno bisogno di essere assistite a casa, fuori dall'ospedale, e in questo la nostra riforma innova. Come ricorderete, il governo voleva impugnare la nostra riforma del sistema sanitario perché modifica i principi generali del sistema sanitario nazionale. Alla fine non l'ha impugnata davanti alla Corte perché ha detto che è così avanzata che può rappresentare un modello per il futuro del sistema sanitario nazionale. E noi siamo super impegnati a dimostrare che avevamo visto giusto e che questo nuovo sistema, che guarda, ripeto, al futuro, cioè le esigenze della società lombarda dei prossimi 20 anni, è una riforma che viene attuata vincendo tutte le resistenze che sono spesso infondate o che sono fondate su privilegi o su routine che devono essere modificate, e lo facciamo, come diceva Giulio, con il dialogo, sempre ascoltando, sempre confrontandoci, sempre parlando con tutti, con i medici di medicina generale in primo luogo, i medici di famiglia, perché sono una pedina fondamentale, ma anche con chi negli ospedali e fuori dagli ospedali opera in un sistema sanitario come quello regionale, che è complesso, articolato, ma ricco di grandi potenzialità. L'ultima potenzialità, ne abbiamo parlato ieri in consiglio regionale, è la possibilità di avere il centro Watson di IBM. Su quello stiamo lavorando, e quello cambierà anche quello veramente in modo sostanziale il modo di fare medicina in generale, partendo dalla diagnosi, che è il primo atto di intervento. Però di questo parleremo quando riusciremo a concludere questa iniziativa, che mi auguro avrà presto anche il via libera da parte delle istituzioni romane. Abbiamo concluso.